Questo è ovviamente un quadro di assenzismo da cui si evince non soltanto la grandezza della televisione, della grandezza degli altri centri di rilievo, ma si dividono voce per voce del titolo che è il titolo, quali sono gli spostamenti. Andiamo ad analizzarli e inquadriamo subito la questione sul maggiore spostamento, che ovviamente non è quello che il titolo 1, 2 e 3 delle entrate, ma è quello che compara il titolo 4 delle entrate di trasferimento capitale con il titolo secondo delle spese di conto capitale. Se vedete c'è uno spostamento ottenuto 54% in percentuale, parliamo di percentuale, quindi 54,7%. Ho focalizzato subito l'attenzione su questo perché è il parametro secondo me prioritario. Poi ovvio che alcuni ragionamenti nel dettaglio si possono fare anche sugli spostamenti, ma vedete che sono pari quasi a zero o registrano una maggiorazione in percentuale di unità seppur positiva del titolo 1 del contratto, secondo i trasferimenti e del titolo terzo dell'unità extraordinaria. E tale dimensione poi lo vedremo nel dettaglio di tutto il lavoro fatto dai difficili esercizi. Torniamo a quella percentuale che è molto rilevante. Meno 54%. Quando l'ho letto ho chiesto cosa è successo, cosa ha provocato questo spostamento. Scusa. Mi è detto che lo spostamento è rappresentato da mancata alienazione di fatto del patrimonio comunale. Sapete che è legato al preventivo, viene fatto piano di alienazioni, però sapete anche che oltre a questo libro che è il piano di alienazioni dove già c'è la politica, che cosa viene il patrimonio, quello disponibile, non quello disponibile, si aggiungono come circa della alienazione, che sono soggetti incitati alla burocrazia, ma poi vedete sul mercato se c'è interesse per addivenire la politica nell'ambito del ciclo di politica, c'è stata una mancanza di, cioè non si sono allenati, no, sarà qui, ecco perché c'è un confronto fra il consultivo che andiamo a realizzare e la preparazione che noi dovremmo fare, che si è fatta nel 2013. Ma la faremo insieme nel 2012. Andiamo a vedere come mai ci sono allenati questi beni, perché qualcuno potrebbe dire, ma come finanziate le opere, colpiamo anche delle allenazioni e poi non hai realizzato le opere perché adesso come fondi di finanziamento delle allenazioni. Beh, non è una risposta facile. È giusto e corretto per le leggi mettere nel piano delle opere quanto si può allenare, perché è una forma di efficienza efficace anche nell'azione amministrativa, perché bisogna avere coscienza e convinzione del patrimonio disponibile e capire che cosa di che cosa si può fare. Abbiamo letto tra l'altro anche che il patrimonio in questo esercizio è aumentato in valore ovviamente ed è aumentato perché sono aumentate le aree, quindi non è che abbiamo bisogno di morti, però frutto dell'attuazione di piani attrattivi e quindi dei famosi standard, parliamo di standard che forse è una materia che noi conosciamo, che oggi sono standard molto qualitativi, anche qualitativi, è entrato nel patrimonio, sono entrati nel patrimonio della città di Custerzo, già che le era e in quello valore. Altro ragionamento sarà, se volete, che sappiamo che lo faremo, come mai la riutilizzare il patrimonio in funzione, perché a vedere patrimoni esistenti come viene abitato, quindi ci sono ancora servizi, questo è in questo settore che hanno fatto molto gli amici, molto, e quindi un altro valore che è veramente grosso a questo assizio, ci sono molti pezzi, cioè molti patrimoni disponibili in contratto con l'attramento, che è un valore politico, perché andiamo a vedere a chi è stato dato. Vedere quale valore, quale scelta sottesa l'amministrazione ha dato, quindi rinunciando anche a un valore predilitta sul patrimonio. Ritornando al nostro valore che è il maggiore spostamento, meno 54 vuol dire mancanza di allenazione, diminuzione degli oneri di urbanizzazione e anche una terza cosa, riuscendo alla riunificazione e anche prendo l'appunto, intanto che mi metto, faccio ragionamento sugli oneri di urbanizzazione. Allora, il valore degli oneri di urbanizzazione quest'anno, che sono stati accertati nel volume di 6 milioni di euro e incassati in valore più o meno 5 milioni di euro, quindi c'è abbastanza coerenza fra l'accertato e l'incassato.
anche un'altra fonte di finanziamento delle opere. E nel bilancio di previsione la percentuale dedicata alla parte appunto di questo specchietto di spese di conto capitale era risultante per un valore percentuale di 63% di impegno di questi oneri nel corso dell'esercizio 2010, pur diminuendo l'accertamento di questi oneri, l'amministrazione comunale è riuscita a diminuire la percentuale di applicazione degli oneri per le spese in conto capitale, arrivando al 52%. Questo è importante perché ragionamento politico e scelta, bisogna sempre di meno utilizzare gli oneri di urbanizzazione per finanziare le opere. No? Penso che condividiamo tutti perché? Perché il valore degli oneri di urbanizzazione che noi chiediamo, la parte che il pubblico chiede al privato, quando il privato presenta un piano attuativo, un piano integrato di intervento, è quel valore che il privato dà al pubblico per realizzare qualcosa. È lo stesso principio che per lo standard è quella parte che il privato dà all'amministrazione pubblica per realizzare cosa? Per il pubblico e opere relative alle scuole, quindi una delle priorità. Quindi meno oneri noi utilizziamo per queste spese migliori. E infatti rispetto a una proiezione iniziale, una previsione di 62% siamo arrivati al 52%. Ovviamente lo stato dell'arte, quindi il volume dei piani attuativi e delle pratiche edilizie, pratiche pubblicità di nella 2010 è stato inferiore, questo è un dato di conto di articoli. E quindi c'è stato un decremento della parte di entrata dei giochi. Che cosa quindi ha fatto l'amministrazione per fare già il bilancio nella sua totalità? Ha avuto un maggior accertamento della parte sanitaria delle entrate. Cosa vuol dire? Non è che pensate i cittadini perché adesso si deve fare già il bilancio del valore di questo accertamento, no? Con un'amministrazione efficiente e efficace, ed ecco perché io all'inizio ho detto che è un bilancio sano ed è un bilancio fatto utile, e quello di fare, quindi mettere in campo durante l'anno, durante l'esercizio, dei progetti affinché le entrate siano certe, sempre più certe, e costituiscano quella base di volume che è fondamentale oggi ancora più di prima, quindi quel valore strutturale del nostro bilancio, che nel momento in cui c'è crisi, mancano i trasferimenti statali, diminuiscono i trasferimenti statali, non si ha certezza di contributi che per l'appunto però ci hanno aiutati in questi anni a registrare, e diminuiscono i nomi, io per quadrare devo avere una struttura forte e quindi devo migliorare quella che va secondo me che è un comune positivo autonomia finanziaria, cioè dove faccio da solo. Questo lavoro di accertamento, di miglior accertamento sulle entrate e sui tributi è stato egregiamente fatto, iniziato nel ministro, è stato raccontato che iniziato dal 2009, iniziato e soprattutto nell'esercizio del 2010 sono stati messi in campo dei progetti molto importanti. Un altro elemento anche per quanto riguarda il recupero delle morosità, quindi da una parte non era accertamento, dall'altro progetti che è il recupero della morosità. Progetti solidari. Il recupero delle morosità, io ho delle persone, degli elementi cittadini che hanno dei diritti in comune, però magari questi chiedono di accedere a contributi o ad avere una rappresentazione di testi, lo concedo a patto che questi cittadini facciano conto con i piani pregressi. Nell'esercizio 2010 l'ufficio ha messo in campo un progetto formalizzato per le schede, attraverso il quale c'è questa compensazione. Quindi, ritornando al valore del 54 e 76, sono entrate le norme e ci sono state le immaginazioni. Ma per contro abbiamo avuto più accertamenti e abbiamo avuto capacità di utilizzare anche questa minore entrata di oneri in uno percentuale. Ci sono due poi significativi indici registrati che danno anch'essi la valenza del bilancio sarà e in particolare l'ottima credibilità
è diciamo indicata da un indicatore che è 0,93% dello spostamento della previsione della spesa iniziale, quindi il nostro spostamento con il valore assoluto è rappresentato con 0,93, vuol dire avere di pochissimo